Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo in compagnia di Silvio Rogallo, Buonasera. che è un mio allievo, e perché mi chiedono spesso, spessissimo, ma se uno è proprio stonato, cioè che proprio non becca una nota, può imparare a cantare? Dicono che io ci sia riuscito. Il maestro così mi dice. Vi raccontiamo quello che è successo Esatto. dopo la sigla. Esatto. Cantare in libertà. Quindi vi raccontiamo un po' la storia di Silvio Diciamo che è la Rogallo. storia di, come ha detto prima il maestro, di chi vorrebbe iniziare a cantare anche, diciamo, per hobby, appunto, ma non ha, diciamo, i mezzi, non ha mai cantato e vorrebbe iniziare perché, insomma, la passione della musica c'è e piacerebbe, diciamo, almeno imparare a cantare. Esatto, quindi Silvio venne da me e mi 10 anni disse, fa, sì, 8-10 anni fa, 8 anni fa, era il 2000, fine 2009, 2009, fine 2009. 10 anni fa, io già, Già avevo i capelli già bianchi. ero vecchio. Io non avevo la E barba. mi disse, vorrei cantare, vorrei prendere delle lezioni di canto, mi piace cantare. Ok, allora, giustamente dissi, fammi ascoltare la tua voce e dissi, che canzone vuoi cantare? E mi disse una canzone di Masini, se non Sì, sbaglio, esatto, Marco Masini. che Ci era vorrebbe il Ci vorrebbe il mare. mare. Una canzonetta, diciamo. Esatto, niente di complicato. E cominciò a cantare così, vi giuro. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo. Ci vorrebbe. Allora, lo fermai. Scusa, Silvio. Ma la conosci bene sta canzone? Perché non è proprio così. Ma stai cantando o stai O è parlando? giusto? No, la conosco. Se vabbè, facciamo un'altra, proviamo due o tre canzoni, tutte così. Cioè, un suono aveva. Che era questa. E quindi io, in tutta franchezza, dissi: io so per certo che si può migliorare l'intonazione. Cioè, anche chi è stonatissimo può migliorare e imparare a cantare. Però nel tuo caso, non lo so. Vediamo, facciamo un tentativo. Sei Sei il caso comunque. limite, diciamo, sei Esatto, borderline. proprio. Cioè, io poi facciamo degli esercizi al pianoforte e facciamo do, re, mi, re, do. Non so, vediamo. Esatto, do, re, mi, re, do. E lui faceva così, do, re, mi, re, do. Cioè, zero! E quindi gli dissi, se vuoi possiamo iniziare a lavorare, però ci vorrà tantissimo tempo e non so se ti conviene, perché insomma dovresti fare tante lezioni più volte a settimana. E Silvio mi disse, Qual è il problema? lo voglio fare, lo voglio fare. Ne abbiamo fatte davvero tante. Abbiamo Quindi, iniziato con l'accordatore. con l'accordatore per chitarra, allora io Esatto. facevo così. Questo è do, do, e lui faceva, no, Do. magari, faceva do. No, Silvio, più La cosa alto. strana è che adesso è difficile tornare indietro, cioè è difficile stonare. E quindi, insomma, da qui io vi posso dire che Silvio è l'esempio di come si può migliorare l'intonazione. Ovviamente ci è voluto tanto tempo, Sì, sì, tanti sì. esercizi. Poi lui all'inizio non capiva bene l'altezza, come cambiare proprio le note. Quindi io, se io dicevo fai più alto, cioè anziché do, do, lui pensava più forte, quindi dicevo do, cioè. E dice, no, più forte e più alto, quindi abbiamo iniziato accelerando, facendo finta di accelerare con una moto, tipo do, fino ad arrivare al do, e quindi poi da lì l'illuminazione, ah, quindi la voce si muove, quindi va in alto, in basso, e quindi piano piano abbiamo iniziato a studiare i pezzi prima più semplici e poi anche un po' più, diciamo, più Complicati. complicati. Ovviamente, Silvio, oggi tu che fai? Gestisci Io. una Esatto, pizzeria, un esatto. ristorante, non farà mai il cantante di professione perché comunque partiva davvero da un livello molto molto Bassissimo. basso. Però sicuramente se canta ai karaoke oppure se canta con gli amici in delle serate dove tutti possono cantare una canzone,
ti diverti e puoi cantare. E vi dico che non è neanche tanto male. Facciamo un esempio, dai, con la chitarra qua. Okay. L'ultimo, diciamo, l'ultima canzone che abbiamo provato. Sì, che abbiamo provato. A lezione. È il tormentone di Maneskin. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Ecco, più o meno avete sentito che è una canzone. La possiamo portare a casa, ecco. Dopo 10 anni, Vabbè, poi ti sei fermato per un po'. Esatto, insomma, poi mi sono fermato. Abbiamo ripreso. Causa lavoro, abbiamo ripreso da un paio, da un mesetto. Esatto, ripreso, quindi ci è venuta l'idea di fare, diciamo, della nostra esperienza a favore di chi magari è proprio stonato e tutti dicono se è stonato. Vi garantiamo che si può migliorare. Chi si diciamo, per chi volesse avvicinarsi al mondo del canto, al mondo della musica, diciamo che non dovete avere paura, basta soltanto un po' di allenamento costante e ovviamente poi la bravura del maestro Montemurro. La pazienza, la pazienza del maestro Montemurro, insomma, farà il resto. E certo, e quindi... Questa è la nostra esperienza, speriamo di essere stati utili a qualcuno e di aver dato coraggio a qualcuno di voi. E noi vi salutiamo. Vi salutiamo. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Ciao.